Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. C'è un tema che percorre la liturgia della parola di questa 14ª domenica del tempo ordinario ed è il tema della profezia. Profeta non è quello che predice il futuro, come molti pensano. A volte predice il futuro, ma il profeta, più che predire il futuro, parla del presente. Parla del presente perché vede il presente con gli occhi di Dio. Fa sua questa esclamazione che abbiamo ripetuto con il salmista: i nostri occhi sono rivolti al Signore. Il profeta è colui che tiene lo sguardo fisso su Dio e quindi condivide lo sguardo di Dio sulla realtà, sul mondo, sul tempo che gli tocca vivere. Il profeta è colui che presta orecchio a Dio, come abbiamo ascoltato dalla prima lettura del profeta Ezechiele. Io ascoltai colui che mi parlava. Il profeta si scontra spesso con l'incomprensione, con l'incredulità dei suoi contemporanei, che non vogliono vedere le cose con gli occhi di Dio, che non sono interessati ad ascoltare l'oracolo del Signore, la parola di Dio. Successe ad Ezechiele nel suo tempo, durante l'esilio di Israele in terra di Mesopotamia. Succede a Gesù quando si reca a Nazareth, nella sua patria. Parla, ma i suoi concittadini o compaesani, perché non dobbiamo immaginare Nazareth come una grande città, probabilmente c'era qualche decina di famiglie nella Nazareth di allora. Invece di prestare ascolto alle sue parole e di convertirsi al Vangelo che annunciava, cadono nel chiacchiericcio. Da dove gli vengono queste cose? Che sapienze mai questa? Lui è uno di noi. E una diceva: sì, l'ho visto crescere. Il mio nipote Ezechiele era più intelligente di lui. Com'è che adesso viene fuori con queste storie, no? Ed era per loro motivo di scandalo. Forse che Gesù non sapeva che un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Certo che lo sapeva. Però è andato lo stesso ad annunciare il Vangelo, perché, come dice il Signore Ezechiele, ascoltino o non ascoltino, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Allora questo che cosa dice a noi? Dice che dobbiamo parlare, non che dobbiamo perderci in tante parole, difatti adesso finisco, ma che la nostra vita deve parlare agli altri di Dio. Deve parlare dello sguardo di Dio sul mondo. Non dobbiamo parlare di noi stessi, dobbiamo parlare di Dio con la nostra vita, ripeto, e quando è necessario anche con la parola. Sicuramente vi suona questa espressione, che
è attribuita a San Francesco e che ripete spesso il Papa Francesco. Parlare di Dio con la nostra vita e, quando necessario, anche con la parola. Certo, questo delle volte comporta dei fallimenti, come per Ezechiele, come per Gesù, e meno male che anche Gesù ha fallito qualche volta, altrimenti potremmo pensare che è sempre colpa nostra. Delle volte è colpa nostra, ma delle volte non è colpa nostra se non ci ascolta, come non era colpa di Gesù se i suoi concittadini erano così duri d'orecchio e di cuore. Questa spina di cui parla San Paolo scrivendo ai Corinzi, che gli è stata conficcata, che rimane conficcata nella sua carne, ognuno di noi ha un po' le sue spine, no? Allora, possono essere delle spine egoistiche, perché io ho in mente una cosa, non so, quel particolare di come debba essere gestita la casa in cui abito, no? E mi dà fastidio che invece si faccia in un altro modo. Queste sono spine egoistiche e dobbiamo imparare a metterle da parte, a soffrire, ma non dare troppo peso. Però la spina della durezza di cuore di fronte all'amore di Dio, quella dobbiamo alimentarla in noi. Dobbiamo alimentarla perché ci mantiene umili, ci configura Cristo, che ha avuto anche lui i suoi fallimenti. E spesso sono fallimenti, e concludo, fallimenti temporanei. Chi di noi è stato in Terra Santa e a Nazareth, la patria di Gesù, sa che oggigiorno Nazareth è una città di circa 80.000 abitanti, una cittadina. Un terzo dei nazaretani sono cristiani. Sembra poco, ma è tanto, perché è probabilmente la località di tutta la Terra Santa dove ci sono percentualmente più cristiani. Un terzo di cristiani. Può sembrare poco, ma è tanto. Gesù sapeva che andava incontro al fallimento, però Gesù sapeva anche che nel tempo i suoi concittadini avrebbero capito, e anche i suoi parenti, che sul momento manifestano incredulità e scandalo. Chiediamo alla Madonna di mantenere il nostro sguardo fisso su Dio, il nostro orecchio attento alla voce di Dio, e poi di sapere parlare del presente con questo sguardo, con queste parole di Dio, con le parole che parla la nostra vita. Così sia. Amen. Se mi hai seguito sin qui, forse sarai interessato ad altre mie omelie e meditazioni. Se non mi conosci, forse vorrai sapere chi sono. E se non l'hai già fatto, ti invito a iscriverti al mio canale attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica.